Presidente, oggi 50 giovani iniziano il percorso di formazione che li porterà per 3 mesi all'estero in alcuni degli ambienti più innovativi dal punto di vista economico per poi tornare qua e implementare la propria idea. Si inizia un periodo di grande speranza per loro ma anche per noi, perché noi stiamo puntando e scommettendo sul loro talento. Sono stati selezionati con cura sulla base appunto della loro idea, quindi effettivamente del loro talento. Il loro talento noi speriamo che diventi impresa, e cioè che crei lavoro per sé, ma anche lavoro per altri, perché l'impresa poi è quella che crea il lavoro e lo sviluppo di cui abbiamo così tanto bisogno. Una scommessa collettiva che facciamo insieme, faremo il possibile per aiutarli e per fargli realizzare il proprio sogno, che in effetti è anche il nostro. L'importanza che il primo step di Talent Up sia a Nuoro, in questo ambiente universitario? Beh, importante e grande soddisfazione per noi, perché è stato scelto questa sede e questo polo, quindi significa che la regione lo ha valutato, come dire, idoneo a offrire il supporto che noi daremo al programma Talent Up. Ricordo anche che per tutto il mese di luglio saranno presenti anche i 2 Summer School e quindi il polo sarà molto vivo, soprattutto grazie anche alla presenza di ragazzi stranieri. Quindi grande vivacità, il mese di luglio sarà un mese molto intenso e ci aspetta un duro lavoro. Qual è l'idea imprenditoriale che lei ha, che intende implementare alla fine di questo percorso formativo? Diciamo che la mia idea imprenditoriale è focalizzata su un piccolo centro del Nuorese chiamato Lollove e quindi è volta a rivalorizzare questo piccolo centro, appunto. Adesso poi vedremo un attimino come implementarlo, in che modo, e a seconda di quello che appunto mi darà questo corso, insomma.